Risiede a Rio del Garda, quindi è in trasferta, sin dagli anni 70. I suoi esordi in campo artistico sono contraddistinti da una vocazione naturale, completamente autodidatta. Negli anni 80 sono i primi riconoscimenti della critica. Vincitore di diversi premi e concorsi con la tecnica dell'acquarello, ultimo premio, concorso Segantini del 2015 ad Arco di Trento. Numeroso le sue personali e collettive, in Italia all'estero. La pittura di Luigi Menegali è emozionale, sono visioni poetiche di suo acquarello. Prevale l'atmosfera con leggera velatura e toni sfumati. Riesce ad ottenere immagini che comunicano con l'osservatore. Anche per lui va lo stesso discorso, è una storia lunga anche lui. Sul suo territorio anche lui semina con lo spirito dell'Aia, semina l'acquarello, la tecnica dell'acquarello, quindi noi appunto essendo un'associazione italiana acquarellista, il nostro socio più lontano è Occhi Pinti, tra l'altro c'è un suo dipinto, la carrozza lì che vedete. E poi ce ne sono altri. Che la prima pennellata la vedo, anzi la fai. Fai l'atmosfera con la nebbia, con sì. La... So che a me i grigi mi piacciono da matto. C'è nella campagna generalmente okay. I 30 anni che dipingo questi soggetti. Sono partito a fare queste vedute così, un po' inventate, un po' prese da foto.